son fantasmi, son sicuramente tutti intorno a noi, assolutamente sono dei fantasmi. Due fantasma femmina, oh, non si fanno mancare niente sti principi. Abbiamo con noi Renata Fusco, nominata ai Glory World at Com Italy Awards come miglior attrice in un musical. Renata, parlaci un po' di te e della tua svampita Donna Flora. Beh, Donna Flora è un sogno. Donna Flora per me, ecco, io l'ho vista la prima volta al cinema con Sandra Milo, mi sono innamorata del film e di quel personaggio. Donna Flora in realtà è apparentemente svampita, ma un mondo interiore incredibile, lei sogna di rinascere ogni sera attraverso poi l'ultimo momento, che è quello drammatico della sua vita, in cui si è suicidata, però come se in quell'attimo lei avesse incantato tutta la voglia di vivere, quindi trovo che sia un personaggio molto molto affascinante. Ripercorriamo per tappe il tuo percorso in fantasma. Dalla chiamata alle armi allo showcase di quest'estate fino ad oggi. Sì, la chiamata alle armi quest'estate con una telefonata bellissima di Fabrizio Angelini, in cui appunto mi diceva: vogliamo te per questa cosa. È stato un po' un sogno. Conosco Fabrizio praticamente da Chorus Line, quando ho cominciato questo percorso meraviglioso del musical, e da Chorus Line, quindi ritornare con lui è una cosa meravigliosa. Meravigliosa riabbracciare Gianfranco Vergoni, ma ancora più finalmente realizzare il mio sogno di lavorare con Simona Patitucci, ok? Ce l'ho fatta! Dicevamo poi la concretizzazione attraverso questa anteprima che è stata frizzantissima, è stato questo primo approccio con questo personaggio attraverso praticamente una sola canzone, perché in realtà poi il testo era tutta una versione di showcase, quindi insomma era un assaggio, e adesso c'è tutta questa speranza su questo progetto che già però nasce, credo, con i migliori auspici, perché insomma si stanno muovendo delle cose intorno e qui ci sono delle energie molto positive. Cosa significa per te Fantasmi a Roma e perché meriterebbe di essere visto? Fantasmi a Roma è uno spettacolo nuovo, c'è della musica nuova, si sente finalmente un ritorno alla sana commedia italiana, con la musica italiana, dove si sente la tradizione nostra. Io adoro il musical, sono il mio primo amore. Però devo dire che dopo tanti anni di approccio con i musical stranieri, un approccio che ci è servito ad imparare, adesso abbiamo bisogno di riaffondare le mani, secondo me, nella nostra tradizione. Fantasmi a Roma è il musical giusto. Tra i compagni di viaggio ritrovi sia con le guide, chi è data che porti nuovi e promettenti? Che tipo di sinergia si è instaurata tra i componenti del cast? Meravigliosa, c'è da dirlo. Perché basta, ci sono le sinergie giuste, c'è la tradizione, c'è la storia, c'è invece il futuro. E questo credo siano gli elementi giusti per poter fare dei prodotti eccellenti. Saluta ed esorta gli spettatori all'acquisto del cast album di Fantasmi a Roma, come farebbe Donna Flora? Secondo me è importante che voi acquistiate questo CD, prima di tutto perché canto io. E finalmente vi. Sono sicuramente.